Buongiorno Monica. Buon venerdì. Allora, con lei parliamo di tutt'altro argomento, i farmaci online, perché tante persone sempre più spesso, forse anche per risparmiare qualche soldino, acquistano dei farmaci online. Ecco, quali sono i consigli da dare e soprattutto che cosa, visto che stiamo parlando di farmaci, quindi una cosa molto seria, a che cosa prestare attenzione? Intanto sembrerebbe che un italiano su quattro acquisti farmaci online, per cui insomma questa statistica ci fa molto riflettere. E quindi bisogna fare molta attenzione a quelli che sono definiti prodotti contraffatti e soprattutto a quei siti che propongono dei farmaci a prezzi stracciati. Ovviamente questi sono dei campanelli d'allarme. Pensa che il mercato dei farmaci online è stato disciplinato dal nostro Ministero della Salute con una circolare, perché si è tentato proprio di colmare un vuoto legislativo, per cui sono state inserite delle regole in questo mondo che era molto articolato prima dell'intervento legislativo. Sostanzialmente, Monica, oggi è opportuno avere a che fare con un sito che vende farmaci online qualora questo sia preventivamente autorizzato. Deve essere apposto un bollino di sicurezza proprio dal Ministero della Salute e soprattutto questi siti possono vendere solo i cosiddetti prodotti da banco o quei prodotti per i quali non è prevista la prescrizione medica. Quindi mi raccomando, un altro appello che oggi vogliamo fare: attenzione ad acquistare i farmaci online, soprattutto la data di scadenza. Io ringrazio molto il nostro avvocato Cataldo Calabretta.